Ciao ragazzi, in questo video affronteremo una challenge. La challenge di vivere per una giornata per 24 ore solo con l'occhio che mi vede meno. Dovete sapere che non tutti e due i miei occhi vedono alla stessa maniera, perché lui ci vede benissimo ma lui ci vede molto di meno. Quindi ho detto oggi voglio sopravvivere utilizzando solo l'occhio che ci vede di meno. Vedo tipo solo grandi forme ma non vedo le cose piccole. Quindi sarà un problema tipo fare video lezioni e cose simili. Mi raccomando, supportate questa serie dove provo diverse cose. Anzi, nei commenti consigliatemi altre cose che potrei fare. Scrivetemele nei commenti, mettete like e iscrivetevi. Prendiamo questa band, la mettiamo qui. Ok, sono in video lezione ovviamente, ma torniamo di là che mi stavo guardando qualcosa su YouTube. Vediamo cosa riesco a capirci adesso, perché da lontano non vedrò una minchia. Sto da tipo un'ora ormai in queste condizioni e sto iniziando a soffrire realmente questa situazione, perché uno, non vedo niente. Anzi, sono riuscito tipo a un pochettino muovermi nelle video lezioni. Riuscivo tipo a cliccare il link, cercavo la scritta blu tipo tra quelle piccolissime cose che riuscivo a leggere. Niente, un po' di cose sono riuscito a farle. Poi adesso proviamo a lavarci i denti, cioè io me li lavo. Vediamo se riesco a fare. Ho attivato il video. In teoria sì. Una cosa che sto trovando veramente molto utile è la memoria muscolare. Cioè io praticamente sono riuscito a scrivere top, oppure tipo ok, oppure tipo solo con le mie dita, scrivendo, cioè sapendo che tipo lì ce la ho. Top ha scritto tit. Al posto di scrivere no, ha scritto bo. Al posto scritto di bo, al posto di scrivere no. Vabbè, ma che ci vuoi fare, capita. Ok raga, voglio provare a giocare a Fortnite. Non so quello che vedete, sicuramente non vedrete niente. Però vabbè, io voglio provare a giocare a Fortnite. Poi mi scasserà da ridere a vedere tipo sto video mentre lo edito, a vedere che sono troppo mongoloide, che non capisco un cazzo di niente. Che poi la cosa che più mi fa andare avanti è la memoria muscolare, perché senza quella veramente sarei perso. Un bel po' di cose riesco a farle. Spettacolo. Aiuto. Dov'è questo? Non lo vedo. Ok, l'ho visto. L'ho ucciso. Mario, no, no, no. No. No, 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 no. No, brutto figlio di puttana. Ero riuscito ad ucciderlo un tizio. No. Altra cosa che voglio provare. Vediamo se riesco a lavarmi i denti. Vediamo se riesco a mettere intanto questo mio spazzolino. Sì, ok. E quindi i denti in queste condizioni si possono anche lavare. Abbiamo comprato una cosa buonissima, adesso la proviamo. Mmm, buono il gusto. Cioè però sa di Nutella. Certo. Andiamo. Manca. Buona. Promossa. Sono circa 8 ore che sto in queste condizioni e praticamente mi sta scoppiando letteralmente la testa. Quindi probabilmente sforzando quest'occhio, non lo so, c'ho troppo mal di testa. Quindi vediamo se sono capace di mettere un bicchiere d'acqua. Comunque il colmo è se tipo mi tolgo la benda, guardo la telecamera e vedo che non ho registrato assolutamente niente, perché tipo non ci vedevo. Che cazzo fanno le cose qui tra bocchetto? Ci sono? Sì, ok. Top, non ho buttato niente di fuori. Comunque bevo sta cosa e vi dico una cosa molto importante. Raga, mi tolgo questa e voglio un attimo raccontarvi una cosa molto importante. Perché il mio occhio non ci vede? Perché da piccolo praticamente questo si chiama occhio pigro, praticamente non ci vede. Quindi bendavo questo per sforzare quest'occhio così magari si svegliava. Ecco, tutto questo non è successo perché io continuavo a non mettere la benda. Ovviamente non ero un fazzoletto, ero una benda vera e propria. Non ho mai messo questa benda e quindi la mia situazione non è mai migliorata. È rimasta sempre quella, anzi è andata a peggiorare. Questo video nasce come una challenge, volevo vedere se ero capace di resistere solo con un occhio che ci vedeva meno dell'altro. Però raga, è difficile, ve lo giuro, è difficile. Ok, le cose in generale puoi farle, ma non puoi leggere, non puoi fare cose piccolissime. Quindi raga, è un problema. E fa in chat intanto, perché non sono riuscito a finire la challenge per 24 ore. Ma vabbè raga, 8 ore mi basta e mi avanza, fidatevi. Voglio dirvi, se avete un qualche tipo di problema, pensateci da piccoli raga. Magari per il momento vi sembra una cosa brutta, strana, però pensateci subito, perché altrimenti poi più crescendo il vostro corpo si formerà e quindi non potrete più risolvere questa problematica. Niente raga, è finito perché non abbiamo completato la challenge. Spero che un attimo questa cosa che vi ho detto, non lo so, se avete la mia stessa problematica, qualcosa simile, possa esservi d'aiuto. Mi raccomando raga, fate il possibile per guarire, che comunque è meglio stare sani che comunque avere un qualche tipo di problema. Poi se capita, vabbè, pazienza, tipo a me che magari ci vedo un po' di meno, pazienza, sti cazzi, si sopravvive lo stesso. Ma se si può fare a meno, si può sistemare, meglio ancora.